continuano i makeover all'aperto. Il problema principale di chi ha il giardino è sicuramente la sua manutenzione. Penso soprattutto alle erbacce che vanno a rendere anestetico quel tratto di giardino che abbiamo curato con amore. Ecco perché ho deciso di creare una bella aiuola, luminosa, che non richieda manutenzione, ad un budget estremamente ridotto. Io ho già pulito il terreno dalle erbacce ed ho posizionato il telo in tessuto, che impedisce alle piante di ricevere i raggi solari. Per elevare l'aiuola, perimetrandola anche visivamente dalla pavimentazione, ho acquistato questa bordura in plastica. La trovate da Leroy Merlin oppure anche in altri negozi fisici ed online, ma sempre di bricolage. Questa è la parte più faticosa del progetto, forse al pari dell'eliminazione delle erbacce. Bisogna creare uno spazio per interrare una parte della bordura. Per aiutarmi, ho bagnato il terreno, che in questo modo si è spostato più facilmente. Questa è la situazione dopo circa un'ora di lavoro. Ho quindi distribuito uniformemente il telo su tutto il terreno ed ho successivamente posizionato i vari elementi che faranno parte del mio progetto. Ora vi mostro quattro progetti. Il mio, quello di Antonella, mia cognata, quello di Andrea ed infine quello di Ale. Fatemi sapere nei commenti quale dei quattro vi piace di più. Noi abbiamo scelto quello di Antonella. Dopo aver fermato le varie palle luminose nel terreno, bucando il telo nero con il picchetto, ho distribuito uniformemente i ciottoli bianchi su tutta la superficie. Ho usato due dimensioni per i ciottoli, i piccoli come base e i medi, che ho posizionato intorno ai vari elementi. Questo è il prima. E questa è la nuova estetica della mia aiuola, dopo diverse ore di lavoro. L'obiettivo del progetto era ottenere una superficie bella, luminosa, senza necessità di continua manutenzione. Questo è ciò che vedo io ogni giorno ed ogni sera. Che ve ne pare? Ragazzi, ci siamo riusciti, è stato un progettone, non sembrerebbe, ma vi assicuro che tra lo scavare per piazzare le bordure, togliere tutte le radici sottoterra, non è stato facile, peraltro sono anche stata aiutata. Abbiamo iniziato alle 5 di pomeriggio, sono praticamente le 8, quindi a conti fatti sono passate 3 ore. Devo ringraziare anche mia cognata che non si vuole far vedere. Però dai, insomma, è stato un bel lavoro da donne. Girl power! E noi ci vediamo al mio prossimo video. Mi raccomando, ricordatevi, mettete un like e iscrivetevi al canale. Ciao!